Resistenza davanti a chi inneggia la decima Mas, resistenza davanti a chi dice che è peggio sentir cantare Bella Ciao di quel segno della decima Mas, cose veramente che non avremmo mai voluto vedere. Il colmo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, per cui i promotori di questa manifestazione hanno detto bisogna muoversi, bisogna andare in piazza, è stata l'aggressione al deputato del Movimento 5 Stelle Donne. Chiamo sul palco il presidente Conte e Giorgia Meloni ha detto che siete dei provocatori. Giorgia Meloni ha detto che è stata una provocazione, no? A cui i suoi hanno sbagliato a rispondere. Questo è. Grazie. Grazie, questa... Se continuate così non posso fare l'intervento, eh? Abbiamo solo 5 minuti. Questa piazza è la migliore risposta all'arroganza, alla prepotenza e alla violenza. Noi siamo la risposta, noi qui presenti. La settimana scorsa si è consumato uno spettacolo indegno di una democrazia. Nell'aula di Montecitorio, con le telecamere, è stata... Quella non è una rissa, quello è stato un pestaggio ad opera di parlamentari di maggioranza contro il nostro parlamentare Leonardo Donno. È stata un'aggressione di gruppo con una violenza inaudita, con calci, pugni. Io mi sono chiesto, pensate, se non fossero stati nell'aula di Montecitorio, se non fossero intervenuti i commessi come forza di interdizione, come l'avrebbero ridotto a Leonardo Donno? Ed è una cosa vergognosa anche l'epilogo. L'aggredito è stato messo sullo stesso piano degli aggressori, anche sul piano delle sanzioni. È una cosa vergognosa. L'ufficio di presidenza, a colpi di maggioranza, vuole ribaltare la verità dei fatti. E ancora più grave, sono rimasto sinceramente sconcertato da un presidente del Consiglio dei Ministri che non è riuscito a condannare la violenza. E addirittura ha degradato questo spettacolo indegno a una provocazione. Ma io dico, presidente Meloni, come può essere una provocazione per dei patrioti sedicenti la volontà di consegnare una bandiera tricolore? Vi ricordate, non so quanti lo ricordano, nel luglio del 2023 il presidente Meloni era in visita negli Stati Uniti. Alcuni esponenti democratici le chiesero il significato della bandiera italiana. La risposta fu un balbettio. La nostra presidente patriota, scena muta. Oggi siamo peggiorati. La bandiera tricolore è diventata addirittura una provocazione. Guardate, questi patrioti stanno smembrando l'Unità d'Italia. Abbiamo interrotto i lavori alla Camera dei Deputati. Stiamo discutendo e approvando a colpi di maggioranza un disegno scellerato sull'autonomia differenziata. Ho già... L'abbiamo detto più volte, io lo dissi dall'inizio, questo è frutto di un patto scellerato, un pactum sceleris tra le forze di maggioranza. Fratelli d'Italia paga questo prezzo politico e svende l'Unità d'Italia per continuare la permanenza al governo, procacciandosi i voti, l'appoggio per il premierato.
tutto questo a scapito della nostra Repubblica. Dopo l'attuazione di questo disegno non avremo più un'Italia una, repubblicana, democratica, indivisibile. Avremo, pensate, la cessione alle regioni di 23 materie, sino a 500 funzioni. Spacca Italia, questo è il nome che si merita questa riforma. E attenzione, le aree più disagiate del paese peggioreranno ancora di più, peggioreranno le liste d'attesa, peggioreranno ancora di più le file al pronto soccorso, peggioreranno le condizioni per le scuole, dei trasporti, le aree più disagiate rimarranno sempre indietro. E attenzione, dobbiamo spiegarlo bene al nord. I cittadini del nostro, i nostri concittadini non devono cadere nella trappola. Questo è un disegno che impoverirà nel medio e lungo termine tutti. Nessuno se ne avvantaggerà. L'Italia ridotta a 20 staterelli. Pensate cosa significa per un imprenditore che deve vendere prodotti, erogare servizi, attraversare i confini della propria regione e ritrovare una regolamentazione completamente diversa sulla produzione, sul commercio, sulla distribuzione. Lo dobbiamo far capire a tutti. E poi c'è il premierato. Questa riforma, io non so, non voglio sapere chi l'ha confezionata, ma è una riforma che non ha nessun precedente in ogni parte del mondo. Non esiste un modello così sconclusionato. Qual è l'unico risultato a cui mirano? Chiamare noi cittadini ogni 5 anni a consegnare il paese nelle mani di una sola persona, con i parlamentari ridotti a maggiordomi, il capo dello Stato, il Presidente della Repubblica ridotto a mero cerimoniere passacarte. Dobbiamo dire no. Non possiamo consentire che le istituzioni e la nostra Costituzione, soprattutto le istituzioni più importanti, siano ridotte a casa Meloni, dove troveranno spazio e beneficio solo cognati, sorelle e il codazzo di Esmen. Il degrado della vita istituzionale ormai è sotto gli occhi di tutti. Meloni non ha speso una parola per il nostro deputato Donno aggredito alla Camera, ma non ha detto neppure una parola sulle sezioni giovanili del suo partito, dove si inneggia il ventennio, dove si inneggia la violenza politica. E tra un coro al duce e l'altro si discute di come intascare i soldi dello Stato per il servizio civile. Questi erano i politici che hanno fatto la guerra ai percettori del reddito. Hanno quelli che hanno infamato. Vi ricordate la Santanchè in TV? Che ha danneggiato, ha infamato, ha insultato un percettore del reddito che aveva denunciato le difficoltà economiche e ci aveva messo la faccia in TV. Attenzione, allora un consiglio. Meloni, cari fratelli d'Italia, fate una cosa: con quei soldi, a questi ragazzi che vi seguono, comprategli una Costituzione. E ancora, comprategli un buon manuale di storia, perché voi dovete spiegare a questi ragazzi, e la dobbiamo finire, che non c'è stato un fascismo buono, che non esiste nei libri di storia, alla luce delle verità storiche, un fascismo che ha avuto un'involuzione antidemocratica solo dal 38, dalle leggi contro gli ebrei, dalle leggi razziali,
Non esiste un fascismo buono prima del patto con Hitler, prima dell'entrata in guerra, perché il fascismo sin dall'inizio si è affidato alla legge non scritta della violenza. Violenza contro ogni voce di opposizione, violenza contro ogni esponente politico che la pensasse diversamente, che si chiamasse Gramsci, Piero Gobetti, De Gasperi, Don Minzoni, Giovanni Amendola e via discorrendo. E adesso concludo. Noi rientriamo in Parlamento. Avete visto, hanno approvato al Senato il premierato e torniamo a lottare emendamento su emendamento contro, adesso alla Camera, contro l'autonomia differenziata. Permettetemi di farvi salutare il nostro deputato Leonardo Donno. Leonardo, a te una battuta di conclusione. Grazie a tutti, grazie al Presidente, grazie a tutte i cittadini, a tutte le cittadine che sono qui in piazza con noi. Noi ovviamente torneremo in Parlamento a lottare, lo faremo all'interno delle istituzioni e lo faremo nelle piazze con voi, con tutti voi. E non ci faremo intimorire, Presidente, non ci facciamo spaventare. Se sventolare un tricolore è una provocazione, sventoliamo più forte questo tricolore. Se questo tricolore spaventa le destre, sventoliamo più forte questo tricolore. Se questo tricolore fa indietreggiare un ministro che vuole spaccare questo paese, sventoliamo più forte e a furia di indietreggiare forse riusciremo a mandarli a casa. Grazie a tutti e non molliamo.